da Palermo. E allora ci sarà una lunga rotta che porta da Bologna a Palermo. L'ultimo punto noto è Amra 13 Alfa. Se lei avesse avuto un parente dentro il DC9, cosa avrebbe chiesto all'Italia? Tutto. È stato un incidente, è successo un qualche cosa che non doveva succedere, perché nessuno, né noi, né la Francia, né gli Stati Uniti, probabilmente anche la Libia, voleva che venisse abbattuto un aereo civile italiano. L'aereo francese si sarebbe messo sotto il DC-9. Per non essere intercettato dal radar dell'altro aereo. Dell'aereo libico che avrebbe dovuto trasportare Gheddafi. Esatto, che stava rientrando con Gheddafi. A un certo punto lancia il missile. L'aereo francese lancia questo missile per sbaglio, volendo colpire l'aereo di Gheddafi. Esatto. Guardi, sia il tempo che è passato, che avrebbe dato modo anche a rilevare cose che magari sul momento era difficile farle emergere, sia delle analisi che sono state fatte, ma mi sembra che non ci siano dei misteri ulteriori da dover chiarire. Capisco la passione che ci mettete, ma è una passione mal spesa. Certo che chiunque è coinvolto in queste cose ne ha un dolore terribile, ma non è una, come si può dire, una buona ragione per non tenere conto del contesto e per non sapere quali sono alcune, come si può dire, regole del gioco basiche che devono essere affrontate da chi ha responsabilità complessive. I francesi non lo diranno mai, e se qualche giornalista insiste, qualche incidente macchina. Sopra il tavolo, sotto il tavolo, sopra il tavolo, sotto il tavolo. Non è che tu il sotto il tavolo lo devi spiegare tutti i giorni, ci sono delle cose che non possono e non devono avere delle risposte.